Vedete che meraviglia, cari amici, vedete che meraviglia, la vedete la meraviglia, la vedete la meraviglia? Guardate che meraviglia. Vedete che meraviglia, cari amici, vedete? Guardate che meraviglia. Io mi trovo qua, in questo meraviglioso paese. Ah, io, ma chi sono io? È presto detto, vedete chi sono? Sono sempre io, eccomi qua. Vedete? Lo conoscete, vero, questo signore? Guardate che persona seria, guardate. Sempre io qua, eh? Beh, guardate dove mi trovo, cari amici, guardate dove mi trovo. Io sono tanto curioso di sapere se voi riuscite a sapere dove mi trovo io. Io sono tanto curioso di saperlo, eh. Io sono curioso di sapere se voi riuscite a sapere dove io mi trovo in questo momento. Io sono qua. E sono questo qua, che voi conoscete bene questo qua, vero che lo conoscete bene? Lo conoscete bene, vero voi questo qua? Sì, lo conoscete molto bene. E soprattutto conoscete bene questo signore, soprattutto questo signore. Guardate che meraviglia, cari amici, guardate che meraviglia. Io quando vedo questi spettacoli mi viene in mente Metastasio, Pietro Trapassi, poeta a corte a Vienna nel Settecento. Ovunque il guardo io giro, o immenso Dio ti vedo, nell'opere tue t'ammiro, ti riconosco in me. La terra, il mar, le sfere parlan del tuo potere, tu sei ovunque ed io sono in te. Pietro Trapassi, grecizzato in Metastasio. Ecco qua, cari amici, ecco qua dove sono. Saprete voi dare un nome a questo splendido paese? E poi, che fare? Subito in libreria a comprare questa pregiata opera storico-mitologica, La stirpe del serpente. Ok, cari amici, ok, a tutti voi tanti cari saluti da questo paese fiabesco.